Ministro, finalmente abbiamo quello che aspettiamo da 3 anni e mezzo. E devo dare atto ai sindacati, a Don Mario Sorce, che sono riusciti a risollevare il problema a un punto tale che nel giro di pochissimi giorni improvvisamente abbiamo avuto quello che da 3 anni e mezzo aspettavamo. È vero, l'attenzione che ha giustamente posto il cartello sociale insieme con i sindaci ha ben fatto, perché l'opinione pubblica, diciamo, si è risvegliata. Devo anche dire però che abbiamo lavorato per questo risultato, abbiamo cominciato anche precedentemente. Avere avuto una spinta anche dal territorio però non ha guastato e anzi ci ha fatto soltanto piacere. E questo ha portato non solo a ANAS, che voglio ringraziare chiaramente per il lavoro che svolge, ma soprattutto anche l'azienda ad avere quel cosiddetto bonario, intendiamoci, fiato sul collo, però che li ha portati, insomma, ad accelerare. Nonostante alcune difficoltà organizzative che l'azienda ha avuto, devo dire che mi va anche di ringraziarli, perché l'hanno affrontata e le hanno superate con serenità e con serietà. Oggi sono qui, col varo della terza campata del ponte si conclude oggi il varo dal basso di questo ponte con queste grandi gru che sono arrivate direttamente da Catania, e si comincerà a lavorare nella parte superiore, quindi con il posizionamento delle predalle e tutta la costruzione praticamente del mando stradale dal Massetto fino ai Neri. E voi sapete che io, quando vedo il bitume nero, sono ben contento, insomma, di potere. Lei, Ministro, deve permettere, noi siamo molto critici nei confronti di tutta questa faccenda che riguarda l'ANAS, la politica, eccetera. L'ho detto prima che abbiamo dato atto, come in 3 minuti, la testata giornalistica che io dirigo, al lavoro incredibile che hanno fatto loro. E una cosa che non riesco a capire è questo: nel momento in cui si assegna un lavoro alla ditta X, tutto quel che viene dopo a noi cittadini non interessa niente, ma ritengo che non interessa a nessuno. Quindi lei ora ha detto: noi ringraziamo ANAS. Noi perché dovremmo ringraziare ANAS? Siamo in ritardo di tantissimo tempo, cioè qui bisogna cambiare completamente rotta. Ripeto, se non ci fosse stato il sindacato e Don Mario Sorce con quel che rappresenta, noi saremmo ancora fermi qui, e sono 3 anni e mezzo. Allora, io è una critica costruttiva. No, per carità, io le dico che lei, che i cittadini devono ringraziare ANAS, come allo stesso tempo possono anche lamentarsi con ANAS, semplicemente per un motivo: perché se dovessimo parlare di ANAS dovremmo parlare degli ultimi 50 anni, di cosa? Di una società, di un contenitore che alla fine potrebbe essere un contenitore e basta. Noi dobbiamo parlare degli uomini che la compongono, che ovviamente cambiano nel tempo e ne qualificano le scelte. Ecco, l'ANAS di oggi devo dire che sta imprimendo una certa velocità, sta imprimendo una certa attenzione. È notizia di stamattina, perché abbiamo finito i calcoli. Ad esempio, gli investimenti di ANAS nel meridione sono il 52% delle risorse assegnate. E allora, Ministro, le chiedo una cortesia, mi scusi se la interrompo. È possibile da questo momento in poi, visto che sta cambiando qualcosa, è un dato di fatto, siamo qua, stiamo vedendo quello che appunto da 3 anni e mezzo aspettavamo, avere da questo appunto momento le date certe, a prescindere dalle ditte, da quel che è stato e da quel che è successo, per quanto riguarda questo che mi sembra ormai in direttura arriva, ma il viadotto Morandi e le strade che collegano Agrigento alla sua Caltanissetta e a Palermo? Mi pare che ci siano appuntamenti importanti il 28 e il 29 con dei sopralluoghi che faremo, e il 9 quando cominceremo a dirci esattamente quello che dovremo fare, come lo faremo e in quanto tempo lo faremo. Questo alle mie spalle ad agosto sarà pronto e sarà pienamente operativo. L'azienda mi ha anche detto che si impegnerà affinché questi tempi siano non rispettati, ma addirittura accelereranno talmente tanto da riuscire a consegnarlo addirittura prima di agosto. Io rimango su questa linea di agosto, perché per me è importante. Riapriamo il Pietrusa per riaprire anche la 640. Dall'altra parte, importanti avvenimenti stanno avvenendo su tutto l'asse viario, e stamattina abbiamo firmato 2 importanti contratti di affidamento per quanto riguarda la Palermo Agrigento.
mi pare che si sta muovendo talmente tanto, frutto di mesi di lavoro, non certo delle ultime settimane, e che però sta diventando, diciamo, con la sinergia di quelli che sono i comitati di zona, una cosa importante che sta dando, diciamo, lustro a tutti. Quindi continuiamo a lavorare vestendo tutti la medesima casacca. Però dico una cosa: lamentarsi è bene, ogni tanto però dobbiamo anche dire grazie. Le do atto del fatto che appunto lei ha dato un'accelerazione, ci sta mettendo la faccia, a differenza di tutto quel che è successo fino adesso. La ringrazio. Grazie a voi.